Vai, 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 stendi la... No, stendi! Benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Gianluca Martino nella Buongiorno a tutti. Nella palestra ginnasio ASD di Prato. E ovviamente, come già annunciato nel mio scorso Amarcord, abbiamo organizzato un seminario workshop con tutta questa bella gente. 24 persone. Abbiamo divisi già in gruppi, quindi dai più deboli in teoria. Non so perché tu sei lì. Perché è un neofita. Ah, neofita, ok. Poi abbiamo alcuni miei allievi sparsi tra loro due. Poi passiamo al secondo gruppo. Abbiamo una ragazza che è l'unica agonista, giusto? Che squadra? Di fatto, no, non fare calcio mercato subito. Ho capito, è una squadra mia nemica, non si può ma dire. Ma non è vero, non è vero. Poi abbiamo il terzo gruppo, che già siamo a livello intermedio in teoria. E il quarto gruppo, che sono l'elite, quindi l'abbiamo già disposto in modo che ognuno ha il suo record, dobbiamo sempre cambiare i pesi. Come in gara, si parte dal più basso al più forte. In ultimo, ma non per questo meno importante, abbiamo Saverio Botti, che è venuto a farmi da modello, no? Sì, sì. Io non voglio alzare i pesi. Ovvio, mi tocca a me. Niente, abbiamo a disposizione in questa palestra quattro rack di cui non conosco la provenienza. Non sono power. Power Gear già è un punto a sfavore. A parte il bilanciere, no, neanche questo. È l'acertosus questo. Fa niente, non lo taglierò nel montaggio. E poi faremo la panca piana e lo stacco da terra. Ieri sera con Gian abbiamo fatto una scommessa. Quanti secondo noi sono venuti solo per me e alcuni anche solo per lui o anche per lui? L'ha tirata fuori. Come ho previsto, quindi farò un sondaggio per alzata di mano. Quanti sono venuti solamente per Domingo Poliandri? Alzai la mano. Tese, tese, braccia tese, voglio vedere. Il lockout non è valida. Chi è Domingo? Aspetta, c'è un terzo del seminario. Allora adesso mostreremo al gentil pubblico come si fa lo squat, come vogliamo che si faccia lo squat. Come si vorrebbe, tu c'hai la scuola di Caratelli, io ho la scuola dominghiana. Di concentrarsi sul tenere il peso bene su tutto quanto il piede e né più né meno, innanzitutto per partire, e già questo risolve circa tre quarti dei problemi che si possono andare a trovare, che spesso e volentieri si vede persone che vanno o sull'avampiede o sul tallone, quindi poi di conseguenza hanno una dinamica, una negativa che non è efficiente, che poi ti crea una fase di spinta che non è appunto efficiente. Invece bilanciando bene il peso su tutto quanto il piede, o meglio ancora un altro input che poi do è sull'esterno del piede, in maniera che uno si riesca leggermente ad aprire e ad inserire con il busto all'interno, ti dà anche quel che in più di compattezza. Però quando parto dirico semplicemente questo input e si vede cosa esce da qui. Sganciate verso l'alto, stabilizzate, un passo indietro, un altro passo, il terzo per regolare la stance, più o meno la stance che volete voi, poi vi correggeremo se è troppo larga o troppo stretta. Non mi tenete troppo sul tallone, se no partite troppo di anca e fate questo, se mollate avanti, a danno delle articolazioni, scaricando il femorale. State un po' più avanti, io direi punta o centropunta, scendete come se voleste fare un salto, impennando il sedere e caricando i femorali, strecciandoli, così bilanciate tra le ginocchia che sono avanti e il culo che va indietro. C'è una buona mobilità, no? Pensavo peggio. Ho parlato prima. Ah, già sistemato. Dato quei due input. Occhio sempre alla presa che sia simmetrica. Ovviamente finché il bilanciere è vuoto è molto facile perdere la schiena perché non c'è l'attivazione, quindi ci sta. Lei è agonista, quindi già ha un'esecuzione. Una cosa che noto è che sta molto sul tallone. Vedo che le punte si alzano in buca. Sta un po' più sul centro punta, ecco. Il primo passo per correggere lo squat è sempre la profondità. Bello. Molti neofiti o comunque principianti hanno difficoltà a scendere. Ma arrivano qua e si fermano. Io non ho la mobilità. È una gran cavolata. Di solito è sempre un problema di percezione. Molti non sanno dov'è il parallelo perché non sono abituati. E quindi si fermano prima pensando che non possano andare oltre. Ma se mettiamo un riferimento, in questo caso un box squat più o meno di 30 cm, loro sanno fino a che punto devono scendere. Glielo metto all'altezza in modo che arrivano sotto il parallelo appena appena, perché più scendono più smollano. E non ci serve. Non ci interessa che rompano il parallelo e basta. Vediamo se il box è all'altezza giusta. Giusta. Su, non è male come altezza. Su. Stanno cominciando a tirare per i cazzi loro, quindi ora io le ho beccate in flagrante. Serviamo il numero 65. Ora mi farai uno stress test al volo, non mi interessa se la percentuale ce la fai o meno. Fermo in buca, isocinetica e fermo in discesa. Se sbagli te lo faccio rifare, fino a che non azzecchi. Non puoi fallire, eh. Nessuno si accinga a prenderlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rifacciamola, un po' più lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fermo in buca. Tu? Fermo in discesa ora. Ti dico stop e ti fermi, poi scendi normale. Stop! Giù! Bene, bravo, hai superato lo stop.
Che sia da monito per tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buono. Tu fai un'altra? 2, 3, 4. Un po' veloce. Ti vedo collassare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravissimo, un'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Più piano, ingresso più piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Che è sto casino qua? Sto filmando di là. Stress test, al volo. Frega un cazzo quanto è il peso. Fa brutta figura, eh? Isocinetica, fermo in buca, fermo in discesa, eh? Non voglio neanche un errore. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermo in buca. Su. Fermo in discesa. Stop. Giù. Ah, ok. Stress test al volo, tutti e quattro, presi a caso così. Quindi cominciamo da Diana, isocinetica, fermo in buca, fermo in discesa. Ti guido io. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, fermo in buca. Su. Ora scendi e ti dico stop mentre scendi. Stop, giù normale. E vai, senza fare. Bravo, passato. Promossa, subito Elisabetta. Non sono ammessi errori, eh. Il primo errore siete bocciati. Sei un agonista, pretendo molto di più da te. Punte un po' più aperte. Cinetica, sei proprio sulla punta del piede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermo in buca. Su. Fermo in discesa ora, eh. Ti dico lo stop. Questo è difficile. Stop. Giù. Ok, promossa. Vai Jadir, voglio bocciarne uno oggi, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermo in buca. Su. Pingi. Fermo in discesa, dico io stop. Stop. Giù. Bravo, bravissimo. Vai Samuele. Ah, io per questo ti ho messo qui adesso. Tu scassi sempre la minchia su Instagram e adesso ci penso io a te. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fermo in buca. Su. Fermo in discesa. Stop. Giù. Oh! No, doveva morire, dovevi aiutarlo. Vabbè. Bocciato. Ok, Letizia, tocca a te, vai. Sì, stress test al volo. Tu sei un'iscritta della palestra, a freddo. Ci arrivo alle spalle. Sono tappa. Porco baialadro. È la ragazza di Gianluca, uno dei due, o di tutti e due, non lo so adesso. Tutte e due, chiaramente. Ah, a seconda dei turni che fa. Allora, isocinetica, l'ho presa a freddo, quindi praticamente un test alla cieca. Vediamo se hai imparato bene. 1, 2, 3, 4, 5, no, devi fare il fermo, 4, 5, 6, rifalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, troppo casino giù. Fermo in discesa. Su. Scusa, no, prima era fermo in buca. Fermo in discesa adesso. Stop. Giù. Su. Ok. Ah. Com'è che sai queste nozioni? Hai imparato seguendo la lezione? Tre anni, poi io non mi alleno. Sì, poi seguo Domingo su YouTube. Ah, ecco. Gianni, vieni un po' qua. Oggi fa troppo casino. O mi fai uno stress test anche tu, a freddo con sto peso. Ok, come cavolo stai uscendo? Come i neofiti. Gambe tese. Isocinetica. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, devi partire, devi fare il fermo. E fermo in buca. Su. Fermo in discesa. Gambe tese. Gambe tese. Vai. Stop. Giù. No, devi scendere a cannone, sì. Normale. Vai, rifalla. Stop. Vabbè, dai, guarda, l'ha fatta meglio la tua ragazza. Bocciato. Dato che bisogna dare l'esempio, ho pensato di fare una sorta di ramping dal più basso al più alto, completamente a freddo. In base al carico farò la variante prevista e poi alla fine userò 190. Spero che sia 190 giù in fondo. Mi farò tutti i rack fino in fondo.
Cazzo, questa è la tosta. Pezzi di merda. Mi sembrava strano. Porco poi là, cazzo, è freddo pure. Esatto, bastardo. Chi è stato a caricare? Chi è stato a caricare 2.10? Adesso, quanto hai fatto prima? 2.15. 2.25 al volo. Singola. What? Luci per favore. Pii, prova valido. Volete fare la panca piana? O volete andare a pranzo? Pranzo! Che? Pranzo, faccio mangiare! Panca piana! Gian ci farà da modello o da modella. Cominciamo. Intanto siediti sulla panca centrale, in modo che non sei troppo a destra o a sinistra. Prendilo stretto, prova a incastrare già le scapole, addurre. Luci. E deprimi. Scivola verso di me per deprimere le scale. Mettiti sulla punta e stacca il culo, così è più inarcato. Poggi i piedi, culo appena appoggiato. Vedo che usano leg drive molto lontano da come preferisco io, ma non fa niente. Prendi l'indice 81 e sganci. Vai verso lo sterno, prendi aria o prima o progressivamente, senza spingere con la scapola, ok? Sempre basso. Facciamo l'adduzione, quindi metto le spalle dentro in questo modo, mi aggrappo qui e cerco di scivolare per portare il petto al mento e deprimere meglio le scapole. Arrivo col bilanciere che mi fa ombra sullo sterno. Ora, se non avete lo spotter, consiglio di stare in questa posizione in modo che non perdete le scapole. Semplicemente serrare le braccia, senza scastrarvi fuori, come fanno molti. A quel punto appoggiate appena il sedere e il tallone a terra. Se vedete, il sedere mio tocca leggermente, non sta spalmato, vedete che differenza? Quindi sto praticamente toccando col femorale e parzialmente col sedere. Guardate sempre il bilanciere, non guardate il soffitto. Potete stare anche con i polsi un po' dritti, però consiglio di piegarli in modo da avere più spinta col palmo. Potete prendere aria o prima e il petto lo fate, lo tirate in su, tipo facendo un vacuum addominale. Se fate la valsalva, vedi, mi si abbassa il petto. Tiro sul petto e svuoto la pancia. L'importante è che quando arrivate al petto la pancia sia dura, quindi... Qui indurite la pancia per avere il core più solido e andate su senza spingere con le spalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, triplo fermo, 1, 2, 3, su, fermo 3 secondi, 1, 2, 3, board, delicata, come fosse il pettorale, su, ok, bravo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non era un triplo fermo, isocinetica, rifalla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non perdere le scapole, triplo fermo, 1, 2, 3, fermo 3 secondi, 1, 2, 3, dai, nessuno arriva a 4 qua, con la board. Vai, punizione per il prossimo, al volo, dovete fare spirito di squadra qua, ognuno si deve sacrificare per l'altro, 1, 2, 3, 4, 5, sei troppo veloce, triplo fermo, 1, 2, 3, su, 3 secondi, 1, 2, 3, board, 2 ne voglio. 1, vai in altra, paga per l'altro, 2, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poco fluido, triplo fermo, tocca qua, 1, tocca, 2, 3, su, 3 secondi di fermo, 1, 2, 3, board, su, spingi, ok, bravo, Ilaria o Diana o Carlo, gambe chiuse, chiudi le gambe, piedi vicini, stringi i piedi, qua non serve lo squat sumo, oggi a sedere, non ridere, 1, no, fluido, 1, 2, 3, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un po' troppo aperta qui, occhio, triplo fermo, 1, piano, 2, 3, su, dimmi più la scapola. Aspetta. Stavo idratizzando. Fermo 3 secondi. Ah, il sedere sta. Poggia il sedere. 1, 2, 3. Board. Delicata, Su. Ok, così. Avvicina i piedi. Una pressa, deve essere una pressa praticamente. Poggia i talloni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Triplo fermo. 1, piano. 2, 3. Su, 3 secondi. Guarda sempre il bilanciere. 1, 2, rifacciamo, 1, 2, 3, board, troppo, rifalla, su, ok,
Gambe più indietro, più indietro, più indietro. Fai. Ok, sì. Poggio a sedere. Su cinetica. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Triplo fermo. Uno, due, tre. Su, fermo tre secondi. Riprimi le scapole. Uno, due, tre. Board. Delicato, è delicato. Su, bravo. Ah, ma è leggero. Hai detto tu che è 40 è il tuo massimale? No, ho detto non l'ho mai fatto. Ah, vabbè, dai, ti sei salvato. Via. Tres. No, lascia. No. Allora, abbiamo una sfida. Il neofita contro l'agonista. Daniele. Qual è il tuo handicap? Tutti. Basta vedermi. Ok, facciamo bene. Una, col fermo. Vai. Su. E... tante queste, eh. Vai. Non puoi perdere qua. Ce ne poteva fare due lei con 70, eh. Lanciamo a 80 dopo. La schiacciamo, no, no, la schiacciamo. Andiamo a mandiamola a casa. Su col petto, non rimbalzare, eh. Lo sterno. Dai! Tu vuoi ammazzare? Se lo prendeva si troncava in due. Vabbè dai, polverizzalo adesso. Voglio il colpo di grazia. Visto che non è morto col suo bilanciere, almeno 75. Facciamo 75, dai. PR? Sì. Non so se PR. Umiliazione finale. Devi stare qua a vedere la scena. Devi staccaglielo tu. No, ma che. No, ma neanche staccare. Ho finito le forze. No! Ah vabbè dai, bravo lo stesso, eh. Allora abbiamo come sempre la Letizia che ci vuole far vedere a freddo come si fa lo stress test, che è una sborona. Su cinetica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poggia a sedere, sei tutta fuori, eh, più sullo sterno, 1, guarda il bilanciere, 2, 3, su. Fermo 3 secondi, depressa, stai più depressa, guarda il bilanciere, 1, 2, 2, 3, fai la board, dai, piano, guarda il bilanciere, su, rifammi fermo 3 secondi che non mi hai fatto no, prima, no, dai, fallo, guarda, 1, 2, 3, questo volevo vedere, lascia. Allora, siamo a riposo, i ragazzi sono belli sazi, abbiamo massacrato parecchie ragazze anche, specialmente Letizia, mi sono proprio divertito e ora faremo lo stacco, che è l'alzata in cui io sono più forte, Gianluca è quello più scarso, un po' di pausa caffè, offerto da Gianluca. Che ora si vede lo stacco, Domingo alla cassa. Siamo alla parte finale del corso, ovviamente allo stacco da terra, ora cominciamo con un piccolo tutorial teorico con lo stacchista Gianluca Martino, ci farà un'introduzione della base, regular sumo, poi io interverrò in caso di dovesse dire qualche corbelleria. Ti dicevo. Ah, lo devo tenere proprio io? Allora lo tengo io. Allora, partiamo con lo stacco regolare, molto semplice. Fondo tinta, cipria, tutto quanto. Tense, larghezza piedi circa quelle delle spalle, punte dei piedi leggermente extra ruotate. Nello stacco regolare, l'input che cerco di dare all'inizio è quello di cercare di simulare una pressa o uno squat e di comunque di concentrarsi sulla spinta e non sulla tirata. Perché è facile, uno si immagina un peso da terra, lo vuole andare a tirare di schiena. Scendo mantenendo il peso su tutto il piede, arrivo al bilanciere. E mi spingo verso l'alto. Domanda, ma la mista non c'è rischio che si rompa il bicipite? No, non c'è assolutamente rischio che si rompa il bicipite. Io ho visto molti video powerlifting che si alzano il bicipite. Dipende, dipende. Ho paura, voglio farla prona. Se il braccio non è rilassato, allora innanzitutto ho fatto la mista per deformazione, ma se no questo è un carico che gestisco in doppia prona. Il bicipite va a caricarsi quando il braccio non viene tenuto disteso, ma viene tenuto leggermente piegato, quindi vai a caricarlo. Se altrimenti il braccio è tenuto morbido. Non è meglio usare le fascette, sono più sicuro. Personalmente utilizzo anche le fascette ad alte cariche, però sono uno strumento, danno un feeling diverso con la presa. Peso bene su tutto il piede, questa fascia qui del piede, input che do anche nello squat, arrivo al bilanciere, aria e mi spingo verso l'alto. Dopo essere partiti con lo stacco regolare, aver assimilato comunque quello che è il concetto di spinta fondamentale nello stacco sumo. Ma anche sumo qui, non è cheating? Sumo non è cheating, per lo strongman sì. Glielo dici te domani a Gioia. Mai a Gioia facciamo lo stacco sumo, tu non hai capito, solo per quello già non sai che l'ho battuto una volta Francesco in gara? La stance è soggettiva. Allora, personalmente sto dentro gli 81 come riferimento. Una dritta in linea di massima, il ginocchio in linea con il piede. Ovviamente se stai largo ti avvicini al bilanciere, hai il biginocchio che casca qui. Quindi la larghezza dipende molto dall'apertura dell'anca, peso percepito leggermente sull'esterno del
piede, ma comunque sia con tutte le dita appoggiate, non così. Poi mi appoggio sul piede, si arriva al bilanciere, aria, e mi spingo verso l'alto. Ho il braccio morbido, quindi non così. O in caso della mista, non così. C'è persone che partono già attaccate, ma poi devono rotolarla avanti per arrivare al bilanciere. Io mi trovo meglio a mettermi quasi al centropiede. Manda le tibie avanti, in modo che sei verticale, con le palle sopra. Guardi avanti, afferri la barra, la carichi, la fai flettere prima, poi carichi spingendo a terra, dai gas piano, poi acceleri. Mentre arrivi, cerchi di farlo passare qui sulla coscia. Molti fanno questo errore qua e si giocano tutto questo rom. Quindi è meglio partire piano, all'inizio, poi... Boom. Sumo, come ha detto il buon Gian, mi terrei sulle tibie a 81. Io parto con le tibie già attaccate, i piedi ovviamente aperti. Cerchiamo di stare sempre con l'inguine sopra il bilanciere. Cerchiamo di scendere aprendo le ginocchia all'esterno. Mi tengo sul tallone, sempre sul tallone. Afferro la barra, più ci fatico possibile. Quindi non addotto, perché vedi, dovrei scendere ancora. Accorcio la leva, più sciolto. Trapezio rilassato, schiena neutra, non gobba né troppo iperestesa. Afferriamo il bilanciere, ovviamente soggettivo, ma teniamoci sulla zigrinatura. Avanti. Come nello stacco regola, afferriamo la barra, la facciamo flettere, cercando di caricare i femorali a terra, ma prima facciamo flettere la barra. A quel punto date gas, sempre qui, piano, poi accelerate, sempre cercando di passare per la coscia. Diciamo che la domanda che ha fatto il ragazzo è retroverti, è perché molti cercano di infilare i quadricipiti avanti, no? Cercando i quadricipiti, ma il sumo è tutto femorali e glutei. Le gambe all'esterno, non le mandate avanti. C'è soggetti che partono chiusi, poi qua... Non riescono a chiudere perché potevano schienare in questo modo. Il sumo è difficoltà all'inizio e chiusura facile. Chi invece si agevola all'inizio, che ha le leve buone, si adagia, parte forte all'inizio, poi un po' come fa già una volta in gara, si trova a fare questo. Perché lui non carica molto i femorali e col corpetto ci prende poco anche, se non zero. Fai 3 secondi fino al ginocchio, contati lenti. 1, 2, 3, stop, su. Scorreggia. Fermo al ginocchio. Su. Doppio fermo in salita. Uno all'inizio appena si stacca e uno al ginocchio. Su, sei partito troppo avanti. Sumo, sente la fragranza, vede lo sponsor. Che baldracca mediatica. Giù, buono. Vai, 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 accelera! Hai fatto più fatica perché si è staccato. Che ho a lombare, mancia dura. Da molto più le fascette della cintura. Poi lui già leve da stacco, così si allunga ancora meglio. Poi lui non è uno che stacca in uncinato. Vabbè. Partirà subito, continua a spingere fino a che non si stacca. Una volta che si è staccato, tu hai chiuso l'alzata, capito? Continua a spingere. Allora, se è troppo lento ti faccio solo la singola. Un'altra. A parte che dai blocchi. Buono. Occhio, gamba. Salve, ditemi a metterlo un po' più a destra che voglio provare io. Vai, 2,80, 2,85, mai fatti a casa, è una giornata intera completa, stanco morto. Vai, 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 stendi la no, stendi, stendi, stendi. Peccato, Siamo al termine del workshop, abbiamo finito con una sfida io contro il mio allievo, io con la scoreggia, tu con la mano. Secondo me è stata una bella giornata, spero che tutti i ragazzi siano comunque soddisfatti e spero si possa replicare anche in futuro. Facciamo un giro intervista al volo. Sempre io per primo. Cioè tutti bravi, un feedback. No, io sono neofita, quindi per me era la prima volta, mi sono trovato benissimo. Io in ogni gruppo ero la più scarsa e ho guadagnato 10 kg di stacco. Mi sono trovato benissimo, poi ho aumentato anche la panca piana, quindi perfetto. Ottima organizzazione e dritte fondamentali. Uguale, bella giornata e feedback positivi. Ottimo corso. Evento molto piacevole. PR in deadlift. Bella giornata e mi sono divertita. Mi sono divertito molto anch'io e sì, è stata una bellissima giornata. A parte la figuraccia sullo stacco. Scorreggia? Questa è stata una bella giornata. Devi 200. È vero. Io preferisco quelle di AIF, sinceramente. Bella giornata, bella esperienza. Distruttivo ai massimi termini. Bella gente, PR di spot. E belle dritte, sì. Consigli tecnici che non sono scontati per chi non pratica powerlifting. Ecco. È stata una bella giornata ed è stato anche molto divertente, oltre che istruttivo, quindi sono contento. Molto contento, PR in squat.
Ci piace. Una bella esperienza che sicuramente mi è servita. Mi sono divertito e bella atmosfera. Non ho battuto i miei record, ma ho imparato tanto. La prossima volta ti batto. E con questo, ragazzi, è tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like. Se volete venire alla palestra della Ginnasio, si trova in via Scarpettini 407 a Montemurlo. Un saluto e al prossimo workshop. Tutta l'attrezzatura che vedete nella mia home gym è ovviamente sponsor Power Gear, azienda leader nel settore da tanti anni, tutto acquistabile sul sito www.powergear.it e in cui potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 avendo un risparmio totale del 6%, unico in Italia a darvi questo sconto. Quello che potete comprare ovviamente è un half rack per poter squattare e spancare in sicurezza a casa, una panca regolamentare con schienale molto duro, i dischi ovviamente Power Gear con taglio sottile per poter riempire tutto il bilanciere senza problemi e ovviamente una pedana in 2x1 professionale per poter evitare noie con i vicini, una leva da stacco e un bilanciere 29 mm Power Gear con cui potete caricare tutti i dischi che volete. Tutto questo ovviamente sempre su www.powergear.it.